Non capita tutti i giorni di insediarsi a sindaco della quinta città d'Italia. Per me è uno straordinario onore, è un privilegio e certamente una grandissima responsabilità della quale mi auguro essere degno nei confronti dei cittadini di questa straordinaria città. Beh, abbiamo tante emergenze, già da stamattina ci metteremo al lavoro. Incontrerò nelle prossime ore sia il prefetto sia l'arcivescovo come prime autorità, oltre ovviamente il presidente della regione, ma intanto già da stamattina mi confronterò almeno con alcuni dei principali dirigenti dell'amministrazione comunale per fare una breve agenda, una pianificazione dei primissimi e necessari atti di governo che riguardano il bilancio e le responsabilità, diciamo, connesse alla sua approvazione, ma riguardano anche la situazione cimiteriale e poi vorrò rendermi conto dell'andamento reale degli uffici di questa amministrazione. Nella mia vita ho sempre cercato di valorizzare competenze al di là dell'appartenenza e quindi per me varrà anche all'interno di questa amministrazione lo stesso principio. Chi è competente, chi è capace deve potersi spendere per la propria città e per il bene comune. I cittadini non hanno colore politico, i cittadini devono essere serviti dall'amministrazione in funzione e in relazione alle loro capacità, al loro profilo di autonomia in relazione alle proprie esigenze e fabbisogni specifici. Abbiamo straordinaria premura, mi confronterò a partire da domani con i partiti della coalizione, anche sulla squadra di governo per me i requisiti sono competenza ed esperienza, dopodiché avremo una profilazione degli assessori che, come ho detto, sarà tanto politica quanto tecnica.